Ma è una guida dove non ci sono delle regole, questa ti dà la possibilità di capire in che ambito tu ti puoi muovere. Ad esempio per la mediazione, se un mediatore ti chiede, non so, il 3%, qui sai che la guida indica un 2%, ma questo è il frutto di un lavoro delle commissioni tecniche presiedute dai magistrati in coscienza, da una commissione di lavoro, quindi ordini professionali, associazioni di categoria, per stabilire appunto quali sono le regole e i costi per le prestazioni. Questo ti permette di evitare o di incappare in situazioni magari che non ti aspetti, ossia che ti trovi un conto salato e ci sono già delle regole, oppure di evitare dei contenziosi per arrivare magari poi alla giustizia, quindi in tribunale. Beh sì, gli anomali domestici, perché è cambiato un po' anche il modo di convivere con questi animali all'interno delle ricezioni, quindi degli alberghi, di bed and breakfast. È una guida che è stata aggiornata, quindi sono stati inseriti i bed and breakfast. Poi per quanto riguarda altre materie, appunto, ci sono, direi, è doveroso che queste commissioni lavorino proprio per dare questo strumento anche ai giudici in caso in cui non si trovi la norma chiara all'interno dei loro protocolli. Ma diriamo che siamo a buon punto, la giunta la settimana scorsa ha approvato, quindi adesso ci sarà la conferenza per poter andare nel progetto esecutivo, è stata convocata nei prossimi giorni e direi siamo sulla buona strada. Insomma, adesso direi siamo partiti e mi auguro che quanto prima si possa presentare una volta alla conferenza dei servizi il progetto definitivo.